Allora, buonasera a tutti. Darei subito la parola in attesa dell'arrivo dell'onorevole Gelmini, che mi dicono essere oramai nel palazzo. E ringrazio tutti i presenti, molti amici in sala, ci sono molti onorevoli candidati, adesso non riuscirò a ricordare tutti i presenti, quindi l'onorevole Garofalo, l'avvocato Cristina Rossello, dove sei Cristina? Sono senza occhiali, non ti vedo, eccola, grazie. Il dottor Ferraro, tanti amici insomma che ci hanno dato l'onore di essere qui stasera. Muovere i professionisti a Milano alle 6:30 di sera non è una cosa facile e soprattutto non è facile avere il candidato governatore che alle 7 dovrebbe essere addirittura somma Lombardo. Quindi, prima ancora di. Era previsto. Scelto, perché è speciale, no? È Ecco, speciale. esatto, siamo riusciti a convincerlo e quindi è qui con noi. Io darei subito la parola a Gaetano Stella per un brevissimo saluto. E poi, se il senatore Mandelli, che è responsabile per Forza Italia delle professioni, a cui dobbiamo questa occasione, perché è stato lui, diciamo, a coinvolgere tutti i personaggi che saranno qua presenti stasera, daremo poi la parola ad Andrea Mandelli. Io partirei prima con i saluti del presidente nazionale Gaetano Stella e poi diamo subito all'avvocato Fontana la parola. Grazie. Grazie. Allora, grazie. Scusate innanzitutto che sono senza voce, per cui spero che mi duri almeno per quel breve intervento che devo fare. Allora, innanzitutto grazie Beppe per aver organizzato questo evento, che sicuramente è importante perché siamo in Lombardia, siamo a Milano, dove ci sono molti professionisti che fra l'altro sono anche candidati al Parlamento e noi abbiamo fatto una serie di incontri con la politica. Oggi siamo particolarmente contenti di questo, in modo particolare perché vedo molti professionisti, molti appartenenti alle varie categorie professionali, nessuna esclusa. Non dimentichiamo che la Confprofessioni ne raggruppa di tutto il comparto professionale, quindi avvocati, notai, commercialisti, medici, dentisti, vedo moltissime figure, quindi è significativa questa presenza allargata a testimonianza appunto della partecipazione che Confprofessione vuole dare come supporto alla politica. Un intervento che vuole essere di proposte, perché è un dialogo è sicuramente importante. Noi vorremmo essere ascoltati di più dalla politica, qualche volta c'è stata una poca attenzione al comparto. Qualche cosa è stato fatto verso la fine della legislatura, con qualche intervento che è stato particolarmente importante, come il Job Act del lavoro autonomo, in precedenza anche il Job Act, che non dimentichiamo, ha aiutato il Paese a ripartire. Oggi siamo in presenza sicuramente di una ripresa economica che è significativa. E io credo che ci siano stati professionisti anche che hanno accompagnato, io direi anche in modo silenzioso, che hanno accompagnato le imprese, che hanno accompagnato i cittadini o anche nel caso dei rapporti con la pubblica amministrazione a crescere, a investire e a ripartire dopo che appunto c'è stata una crisi molto violenta che ne aveva colpito l'economia e anche gli stessi professionisti. Sono 1,5 milioni di professionisti in Italia e abbiamo visto che nelle regioni in cui c'è maggiore crescita, ci sono più professionisti. Penso che questo sia un dato sicuramente molto significativo. Noi abbiamo intenzione di fare delle proposte, innanzitutto per rilanciare ulteriormente il Paese e poi dall'altra parte alcune richieste che vengono dal mondo professionale sotto vari aspetti. E queste noi abbiamo puntato molto su due aspetti, uno quello della crescita e l'altro quello dell'equità. Sull'equità bisogna dire che evidentemente dobbiamo sicuramente far diventare un paese più trasparente, maggiore semplificazione, sburocratizzare, perché questo è un po' un compito del professionista. Il professionista non vive di burocrazia, ma proprio perché se ne fa carico nei confronti del cittadino e delle imprese, ne sopporta gli oneri e spesso sono oneri che rimangono a suo carico. Cioè, quindi voglio dire che questo fatto di fare la semplificazione può aiutare ancora di più il Paese a ripartire. Il fisco deve essere senz'altro un altro più equo. Adesso c'è la flat tax che è sicuramente un elemento che noi contiamo che possa essere realizzata. Non so se tempisticamente potrà essere realizzata immediatamente, ma ci vorrà del tempo per poterla realizzare. Sicuramente è importante che ci sia un fisco più equo, cioè nel senso che penalizza moltissimo le imprese, penalizza gli investimenti e questo evidentemente
è un peso per il Paese. Speriamo anche poi che l'aliquota IVA rimanga inalterata, che non ci sia ogni tanto sempre la minaccia dell'aumento dell'aliquota IVA, che è sempre un pericolo molto importante. Poi, per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, la semplificazione normativa è molto, molto importante. Bisogna che venga fatta però procedere l'accorpamento normativo in testi unici di settore. E la semplificazione può avvenire in moltissimi campi e ritengo che sia un passaggio assolutamente ineludibile, ma però bisogna anche investire. Noi pensiamo anche che bisogna rilanciare l'economia reale, proteggere il paesaggio e l'ambiente, rilanciare, vado in fretta perché il tempo è quello che è, rilanciare l'occupazione. Il costo del lavoro è un altro passaggio importante, ma bisogna soprattutto fare qualche politica per i giovani. Noi per le start-up dei giovani, e soprattutto abbiamo fatto una proposta giovani per i giovani, chi assume un giovane, un imprenditore che assume un giovane, un imprenditore, un professionista che assume un giovane, questo giovane fino a una certa età potrebbe essere già un'esenzione contributiva, in modo da rilanciare appunto questi aspetti che sono molto significativi. Poi un aspetto di equità riguarda il fatto che le imprese spesso ottengono dei provvedimenti, non si riconosce il valore economico dell'attività del professionista e quindi ogni volta ci si dimentica che di estendere questi benefici anche ai professionisti. Mi riferisco a qualcosa sul libero ammortamento, al credito per il digitale, ci sono molti aspetti nei quali proprio ci si dimentica del ruolo dei professionisti e quindi in questo caso. Poi per esempio abbiamo sempre detto che piccolo è bello, ma ormai questo concetto, soprattutto in città come Milano, penso che questo è un concetto che ormai bisogna un po' superarlo e per cui bisogna favorire le crescite degli studi, i contratti di società di capitale tra professionisti, le società, i contratti di rete e soprattutto l'aggregazione tra più studi professionali. Quindi in questo caso verrebbero penalizzati dall'IRAP. Ecco, bisognerebbe che ci fosse l'esenzione, l'abolizione dell'IRAP quando i professionisti decidono di mettersi insieme per poter appunto crescere in realtà degli studi professionali. Poi ci sono sicuramente aspetti che riguardano le welfare, le casse di previdenza da abolire la doppia tassazione e poi due aspetti finali, uno che riguarda lo split payment. Allora noi non siamo contrari alla fatturazione elettronica, ma sicuramente deve entrare una certa gradualità, altrimenti andrebbe a penalizzare moltissimo le piccole imprese che non sono attrezzate per far fronte immediatamente alla fatturazione elettronica e quindi in questo caso ritengo che bisognerà trovare il modo per rinviarla oppure farla entrare con una certa gradualità. In ogni caso, per quelli che dovessero appunto adottarla, si potrebbe prevedere una premialità in modo tale che vengano premiati con alcuni provvedimenti a valenza sugli aspetti finanziari e fiscali che ci possono essere. Per ultimo direi l'aspetto che Job Act dell'autonomo ha previsto in materia di split di sussidiarietà. Laddove se ne realizzasse la necessità, c'è la possibilità che i professionisti possano sostituirsi per favorire alcuni adempimenti che lo Stato non è in grado di svolgere nei tempi e nei modi. È stato introdotto anche il principio dell'equo compenso, ora è chiaro che bisogna capire come si potrà tradurre questo equo compenso in futuro, ma ritengo che anche questo sia un passaggio. Sono tutti i messaggi che vogliamo dare alla politica per poter far sì che questi oggi magari ci ascoltano, poi speriamo che si ricordino di farlo anche successivamente. Grazie. Governatori, darei subito la parola che deve scappare. Si può fare ancora meglio in Lombardia e come si può fare ancora meglio in Lombardia? Ora lei deve tasse, governatore. Grazie. Buonasera a tutte, grazie per l'invito e scusatemi se purtroppo devo scappare subito. Beh, innanzitutto complimenti al Presidente che ha assunto lui il ruolo di vero governatore perché ha presentato un progetto elettorale quasi perfetto, quindi lascio a lui... Credo che per rispondere alla domanda del notaio penso che sostanzialmente ci siano alcuni passaggi che possono essere importanti per migliorare il già buon rapporto che c'è stato tra la Regione e le associazioni professionali. Io sono un professionista, quindi sono un grande difensore di questa nostra nobile attività che ritengo la migliore, che ritengo
quella alla quale si dovrebbe sempre fare riferimento. E io credo che la Regione, se io verrò nominato, innanzitutto dovrà avere un'attenzione particolare ai professionisti, dovrà mantenere quell'ascolto che non dovrà essere, come diceva il Presidente, solo questa sera perché dobbiamo raccogliere qualche preferenza. Io credo che l'ascolto debba proseguire e credo che sia fondamentale anche per le scelte che la Regione dovrà fare in parecchi campi che possono in qualche modo riguardare le professioni. Uno di questi è sicuramente la sburocratizzazione. Sono convinto che sia necessaria, credo che la passata amministrazione e la passata legislatura sia stato fatto un buon lavoro in questo campo, ma credo che nonostante questo ci sia ancora molto da fare. Ci sia da fare molto perché purtroppo le preoccupazioni che derivano poi dalle tante questioni, dalle indagini, hanno portato la burocrazia ad essere più realista del re e a porre sempre maggiori difficoltà, maggiore precisione. Io sono dell'opinione che per vincere la corruzione bisognerebbe avere poche regole chiare e semplici, con grande responsabilità da parte di chi le assume. Comunque la mia idea è quella di organizzare, nel caso in cui venisse eletto, subito dei tavoli tematici che possano trattare i singoli aspetti della semplificazione delle procedure in tutti i campi. Semplificazione che va anche nel senso dell'organizzazione regionale. La Regione dovrà avere un aspetto più leggero, non dovrà essere mezzo di amministrazione, ma sarà soltanto, dovrà essere quello che in fondo è previsto nella sua origine: programmazione, indirizzo e controllo, con l'amministrazione che deve essere svolta dagli enti locali. Ma questo è un discorso che attiene anche alla nuova strutturazione di questo paese. Si dovrà prendere il futuro governo delle decisioni in merito alle province, che oggi esistono ma che hanno l'unica funzione di automantenersi perché non hanno la possibilità di svolgere alcun compito. Quindi dicevo, sicuramente una sburocratizzazione, sicuramente proseguire nell'innovazione che può e deve essere importante anche per i professioni, per in genere le professioni. Il progetto della banda larga che è stato promosso con oltretutto un investimento di circa 450 milioni da parte della Regione Lombardia è in corso e a breve dovrebbe trovare una conclusione. Si parla, non brevissimo, ma si parla ancora di qualche anno, ma i lavori sono iniziati. E poi l'ultima piccola considerazione che volevo svolgere era quella legata alla riforma dell'autonomia. Con maggiore autonomia la Regione sarà in condizione di dare delle risposte più concrete, più dirette ai cittadini, potrà impostare, vedete, perché l'autonomia non vuole dire soltanto risorse in più, vuole dire anche quello, ed è una cosa importante perché le risorse in più che la Regione Lombardia potesse avere potranno essere investite nel migliorare i servizi, nell'abbassare le imposte, nel investire nell'economia, ma vuole dire anche la possibilità di impostare il proprio futuro, di progettare il proprio futuro, di avere un'idea precisa delle scelte che il territorio deciderà di fare all'interno della nostra Regione. Io mi auguro che questa riforma, che è stata approvata come richiesta da parte dei cittadini lombardi, da parte dei cittadini veneti, che è in questo momento in discussione fra l'attuale governatore e il rappresentante del governo, possa essere quanto prima, almeno nella prima fase, approvato. È chiaro, le materie sono 23, per ora se ne discute di 5, ma adesso se ne discute di 13. Sarà un discorso graduale. Ecco, con questa riforma sono assolutamente convinto che anche i rapporti della Regione nei confronti delle professioni potranno essere migliori e potranno aprire più prospettive. Credo poi che, ultima considerazione, in materia di credito la Regione vorrà applicare la recente normativa che consente la possibilità di erogare certi finanziamenti anche ai professionisti e non soltanto all'attività imprenditoriale. Io vi ringrazio, mi scuso. Mi ha rubato la domanda, questo perfetto. Infatti volevo ricordare che la Regione Lombardia, prima della legge di stabilità del 2016,
è stata la prima regione in Italia che ha aperto i bandi europei ai professionisti con un bando che si chiama Intraprendo. Dobbiamo forse, e mi rivolgo al futuro governatore, migliorare il tema anche lì della burocrazia nella presentazione della domanda. La Regione Lombardia è molto oculata nel rilasciare i fondi, sono fondi non a pioggia, sono fondi rotativi, quindi sono contributi sugli interessi, e in un'epoca di interessi bassi, per avere una convenienza per partecipare a questi bandi, evidentemente non dobbiamo costringere anche i professionisti, oltre che le imprese, a fornire troppa carta, per cui poi alla fine il vantaggio economico si riduce notevolmente. Il tema è che queste norme sono state dettate prima di tutto per le grandi imprese, che hanno strutture, organizzazioni, apparati interni e ma consulenti, e di cui anche loro si lamentano. Quindi molto deriva dalla burocrazia europea, ma qualcosa possiamo fare anche dalla nostra. Quindi mi hai rubato la domanda, ho dato già anche integrato la risposta. Quindi se non ci sono domande immediate per dirette per il candidato governatore, lo lasciamo scappare a Somma Lombarda e lo ringraziamo, perché Somma Lombardo, grazie di essere venuto. Ecco, allora, non voglio mancare di cavalleria con l'unica signora che abbiamo al tavolo, l'onorevole Gelmini, che insomma è responsabile a livello regionale, insomma è da tutti conosciuta, però volevo dare la parola subito al senatore Mandelli, che in Forza Italia è il rappresentante dei temi delle libere professioni, e quindi a lui chiedo proprio però velocemente battaglie vinte e battaglie perse per i professionisti in quest'ultima legislatura, e poi facciamo un giro di tavolo con gli altri ospiti. Grazie Beppe, un ringraziamento ovviamente per l'aiuto che è stato fondamentale per riuscire a raggruppare questa bella platea stasera di colleghi, perché Gaetano lo sa, io sono innanzitutto un farmacista, il presidente dei farmacisti italiani, quindi arrivo esattamente da dove arrivate voi, da quei professionisti che tutti i giorni con tanta fatica, in un momento in cui la crisi morde, sono riusciti a dare una risposta reale al paese, combattendo contro mille difficoltà, con mille problemi burocratici. Quindi una idea diversa a quella di Forza Italia. Quando Renzi ha cominciato a disintermediare con il rapporto con le professioni, pensando che i corpi intermedi fossero solamente... È questo che è acceso, vuoi provare a parlare di questo? Sì, volentieri. Siamo professionisti, non dell'audio, si è capito? Allora, questo lo diamo a lei che lo porta. Grazie, via. Lo porta via, poi lo ricorso. Allora, stavo dicendo, nel momento in cui Renzi ha cominciato a disintermediare il rapporto con i corpi intermedi, perché veniva più facile, no? Scavalcare la massa critica che riusciamo a fare noi con le nostre realtà associative, Forza Italia ha fatto un percorso diverso. Berlusconi, in controtendenza, ha affidato ad Andrea Mandelli, uomo delle professioni, una volontà precisa di ricucire il rapporto con chi tutti i giorni fa davvero un'opera meritoria a questo paese e che è riuscita, per orgoglio, per tenacia, anche a dare una risposta reale, concreta, occupazionale e anche una risposta reale quindi al paese. Quindi un'idea completamente diversa che devo dire ha avuto anche difficoltà iniziali, ma via via, devo dire, ha incontrato il grande riscontro da parte delle associazioni. Gaetano lo sa quante volte ci siamo visti, quante volte ci siamo telefonati e quante volte abbiamo cercato insieme non di affrontare i problemi corporativistici di qualcuno, ma cercare di tramutare le proposte delle professioni in cose concrete, perché quest'idea non vuole dare spazio a corporativismi di qualsiasi natura, vuole davvero invece leggere la realtà da chi tutti i giorni la deve interpretare per portare poi in Parlamento le soluzioni ai problemi che si prospettano sul territorio. Quindi con Gaetano poi in particolare abbiamo avuto anche qualche incontro col Presidente molto importante in quella fase di ascolto che lui ha effettuato all'inizio di quest'anno, nella quale con tanta pazienza ha voluto parlare con tutti, perché il programma di Forza Italia nasce proprio da questa volontà di ascolto che il Presidente Berlusconi ha messo in atto in questi anni. Allora, tu dicevi
battaglie vinte, battaglie perse, e poi mi taccio per non diventare troppo lungo. Ma guarda, io credo che quattro siano le cose importanti che noi dobbiamo sottolineare come professionisti in una legislatura disastrosa del PD, nella quale abbiamo cercato veramente di arginare tutti i disastri che loro volevano mettere in campo, non dimenticandoci poi che tutto parte proprio dalle lenzuolate di Bersani, no? Quando furono abolite le tariffe, per loro corporativismo, per noi invece la maniera giusta di essere considerati professionisti e di dare il servizio ai cittadini migliore. Questa è l'idea che c'era in quella visione della realtà. Quindi la prima sicuramente è l'equo compenso. Io ricordo che quando nel decreto fiscale fu espunto dal mio presidente di commissione, io rilasciai un'intervista piuttosto dura che mi venne rinfacciata anche in commissione apertamente, che però rimise in campo la partita. Questo sicuramente è una cosa che abbiamo fatto insieme e che dobbiamo ascrivere ai successi di questi 5 anni. Sicuramente l'equiparazione per l'accesso ai fondi europei, anche questo è un emendamento che abbiamo fatto io e te insieme, te lo ricordi Gaetano, che deriva però, devo dirlo qua, dal grande lavoro di Tajani in Europa, perché non è che nulla nasce per caso, però è grande grazie alla tenacia di Forza Italia che siamo riusciti a portarla a casa. Sicuramente il Job Act autonomi, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo visto come un bicchiere mezzo pieno, perché il riconoscimento della nostra situazione era troppo importante per andare a criticarlo come avrebbe meritato. Però io qua voglio cogliere alcuni punti importanti. Anche qua il mio emendamento, la deattivabilità delle spese di formazione molto importante, perché questo sappiamo benissimo quanto per noi è importante. Ed è stato un grande successo, perché per noi formarsi vuol dire dare una risposta ai cittadini, non è che lo si fa per andare a fare un weekend fuori porta. La sussidiarietà degli ordini, su questo noi dobbiamo puntare, perché è qua che nasce il futuro nostro dei professionisti e degli ordini professionali, cioè capire che noi possiamo fare delle cose molto meglio dello Stato anche con meno burocrazia, proprio per quel rapporto diretto che abbiamo con i nostri iscritti. Quindi questo è importante. Anche la DISCOL credo che sia una delle cose da scrivere nei successi importanti che abbiamo ottenuto. Poi voglio ricordare l'ultima soddisfazione, l'accesso ai confidi. Anche quello da te fortemente voluto e difeso fortemente da Forza Italia nell'ultima legge. Sicuramente però il bicchiere è mezzo pieno. E noi come professionisti abbiamo dei problemi reali che questo governo non ha voluto assolutamente affrontare. E sto riferendomi per esempio al tema dei POS, una tragedia che solo chi fa il nostro mestiere sa quanto è anacronistico avere il POS in certe realtà. E la vera tragedia dello split payment, Gaetano, ma tutti i professionisti sanno che battaglia abbiamo fatto per far capire il danno che fa ai professionisti questo provvedimento, mascherato da una volontà di evitare l'elusione fiscale, che tu sai benissimo è impossibile, perché io devo fare la fattura, quindi è una cosa assolutamente impossibile. Poi abbiamo avuto un grande rapporto anche per la doppia tassazione sulle nostre casse, una cosa che non può esistere, abbiamo cercato in tutte le maniere di farla rimuovere, ma dovrà essere rimossa perché è veramente un'ingiustizia. Ma abbiamo anche detto no quando facevano quella moral suasion per il fondo Atlante, che è stato mettere in sicurezza le nostre risorse. Un altro tema su cui davvero dobbiamo metterci tutti d'impegno e su cui non abbiamo potuto incidere per colpa della miopia di questo governo è il tema dello spesometro, un altro tema che sta a cuore a tutti. L'iperammortamento, un altro tema su cui dobbiamo tornare. Il tema su tutti però, su cui veramente vorrei spendere una parola e poi mi taccio, è il tema della sburocratizzazione. I professionisti muoiono di una burocrazia che li soffoca e distoglie risorse non solo economiche ma anche reali per quello che è invece la vera volontà del professionista di essere vicino al cittadino, al suo cliente. Quindi sulla sburocratizzazione, che è il male però del paese, che è un po' anche la mediocrità della situazione del paese, l'impegno di Forza Italia dovrà essere rilevantissimo, anche eventualmente facendo ricorso a quello che è previsto nel Job Act degli autonomi su quello che noi possiamo davvero fare. Quindi io non credo, Gaetano, che ci sia la preoccupazione che qualcuno di noi domani cambi il telefono cellulare, perché il mio è quello da quando sono diventato presidente dei giovani farmacisti 20 anni fa. La mia battaglia reale è quella di dare un contributo dei professionisti
che hanno le idee chiare, che sanno davvero cosa serve a questo paese, quindi dare il mio contributo e il contributo di tutti voi, come da 5 anni succede, per cambiare questo paese a cui tutti vogliamo bene e che, devo dire, la sinistra in questi 5 anni invece ha fatto di tutto per assolutamente bistrattare. Quindi con questo augurio e con la certezza che il mio numero sarà quello, lascio la parola al bravissimo moderatore che avrà un'altra professione dopo. Grazie. Grazie. Grazie onorevole Gelmini. Lei è stata presente al nostro congresso nazionale di quest'autunno, dove abbiamo presentato un importante rapporto. Per la prima volta è stato fatto un rapporto su che cosa rappresenta il settore delle libere professioni e delle professioni anche non, fra virgolette, protette, non ordinistiche. E i dati, adesso io non li ho messi in cartellina per i relatori presenti, molti degli amici qua presenti li hanno già conosciuti perché li abbiamo esposti all'onorevole Di Maio, li abbiamo esposti al presidente del Senato Grasso per la sua forza politica e li esporremo anche lunedì 26 alle forze del Partito Democratico e al candidato governatore Gori. Questi dati ci dicono prima di tutto che in Europa le economie più forti hanno una maggiore presenza di professionisti, ci dicono che, questo è confermato anche in Italia, le regioni che hanno una più alta concentrazione di professionisti sono le regioni più ricche, 29 ogni 1000 abitanti la Lombardia, 14 la Calabria, per avere un'idea. Ci dicono che nelle libere professioni il gap uomo-donna, soprattutto fra i più giovani, è meno sentito e quindi ci dicono anche che il gap economico uomo-donna nelle libere professioni è minore rispetto ad esempio a quello che esiste nelle altre carriere. Eppure, la domanda che non voglio farle scomoda, è il sondaggio pubblicato al Corriere della Sera di Piepoli a fine gennaio, dice che per quello che riguarda gli imprenditori, i professionisti e gli autonomi, in realtà il consenso in maggior parte va verso movimenti di protesta come quelli, come quello del Movimento 5 Stelle. Quindi voi siete coperti su casalinghe, impiegati, pensionati. Per quello che riguarda invece quella che dovrebbe essere la spina dorsale, cioè il lavoro autonomo, le piccole e medie imprese, guardo Michele Perini che ha fatto di questo una battaglia, quindi non solo le grandi imprese, si sono citate prima le liberalizzazioni, aspettiamo le liberalizzazioni in altri ambiti. Allora, questo vi crea un allarme, c'è un, in qualche modo un senso anche critico nell'azione, per quanto siano stati fatti gli esempi anche positivi dal senatore Mandelli della lotta che è stata fatta vicino ai professionisti su questi temi. Come si può migliorare in questo e qual è l'impegno che a livello nazionale Forza Italia con lei può prendere? Grazie. Intanto grazie a Gaetano Stella, grazie a Confprofessioni per questo momento di confronto che in realtà non nasce oggi perché ci siamo, lei lo ricordava, incontrati durante la legislatura. Andrea Mandelli da sempre segue il tema delle professioni, ma per tornare alla sua domanda, è chiaro che Forza Italia ha cominciato da tempo una stagione di ascolto e di confronto col mondo delle professioni che da sempre il presidente Berlusconi ritiene l'ossatura del paese. Cioè, se questo paese tra mille difficoltà va avanti è perché c'è qualcuno che, poco garantito, alza una saracinesca, ha il coraggio di aprire la porta di uno studio senza avere quelle garanzie che tradizionalmente sono invece attribuite al lavoro dipendente. Oggi forse un po' meno che in passato, ma se facciamo un confronto, un parallelismo tra le condizioni del lavoro dipendente, le condizioni del lavoro autonomo, delle partite IVA, francamente lì si trova qualche ragione per qualche volta aderire ad un movimento di protesta come il Movimento 5 Stelle. Dopodiché siamo tutti uomini e donne libere, ci sono diversi modi per essere autolesionisti, una di queste è votare un Movimento 5 Stelle che ha un moralismo a corrente alternata, ha fatto la morale a tutti i partiti, salvo poi scoprire il caso di Rimborsopoli e altre amenità che non voglio toccare in questa sede. Dico che durante la legislatura, anche se Forza Italia era all'opposizione con gli amici di Fratelli d'Italia e della Lega, abbiamo dato un contributo per quanto riguarda la legge 81, che è stata forse comunque un percorso, l'inizio di un percorso per prendere in mano alcune criticità legate al mondo delle professioni. E sicuramente il tema dell'equo compenso è stato toccato prima,
ma si è affrontato anche il tema, per esempio, della defiscalizzazione delle spese effettuate in formazione. Noi siamo di fronte ad un mondo che cambia, ad un'industria che cambia, pensiamo all'industria 4.0, tutto questo determina anche uno stress di cambiamento negli studi professionali e degli investimenti e delle spese da sostenere. Quindi questo elemento che è stato introdotto solo in maniera, come dire, ancora secondo me troppo flebile, deve diventare un punto fermo della normativa in questo settore, perché abbiamo davanti degli anni nei quali i cambiamenti saranno particolarmente veloci e la formazione dei professionisti sarà un qualcosa da aggiornare in continuazione. Questo vuol dire che se vogliamo aiutare gli studi, soprattutto quelli giovani, defiscalizzare le spese effettuate in formazione deve diventare una prassi, ancora onestamente non lo è. Si è parlato, lei ha evocato il mondo femminile delle professioni, la maternità e la copertura rafforzata in caso di malattie gravi credo che sia stata anche qui oggetto di discussione, di un confronto, di qualche timido passo avanti, ma penso che se non vogliamo rassegnarci ad essere un paese che non fa figli con una denatalità ormai strutturale, è evidente che le donne lavorano e hanno bisogno di un sostegno e quindi Forza Italia, non è questa la sede, ma sta ragionando attorno ad un welfare per l'infanzia e per la maternità. Abbiamo sottoscritto il patto per la maternità e questo riguarda ovviamente anche le libere professioni. Diceva prima Mandelli dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati continuativi, il cosiddetto riconoscimento della DISCOL, anche questo è sicuramente un punto fermo, ma stiamo parlando ancora, come dire, di timidi passi avanti in un settore che è stato normato in negativo, nel senso che è stato burocratizzato, è stato appesantito da moltissime norme, ma ancora pochi sostegni, pochi aiuti. E il tema più delicato è sicuramente quello delle pensioni, perché soprattutto per i giovani che si affacciano alla professione e che non sono evidentemente garantiti, nell'arco di 20-30 anni ci si troverà di fronte un tema che dobbiamo cominciare ad affrontare ora, non dobbiamo aspettare che ci sia una generazione di non garantiti che non abbiano diritto ad una pensione dignitosa. Quindi su questo il tema della legge Fornero è sotto gli occhi di tutti, ma il nostro compito è quello di, nella prossima legislatura, con le risorse limitate che abbiamo a disposizione, sapendo che il bilancio dello Stato è complesso, però il tema delle pensioni per i professionisti, per chi oggi è un giovane professionista o si affaccia alla professione, è un tema vero, che va declinato forse fuori dalla campagna elettorale, senza propaganda, senza promesse che poi non si possono mantenere, perché a tutti noi piacerebbe scassare la Fornero. Se ci riusciamo a cambiarla, almeno in parte, a modificarla, è già un passo avanti. Dire che la si può abolire, francamente, vuol dire un cedimento alla propaganda di cui noi non vogliamo essere responsabili. Una proposta che Forza Italia porta avanti si richiama invece all'ispirazione in materia di lavoro del giuslavorista Marco Biagi. Perché dico questo? Perché forse sarebbe il caso di ricondurre tutta la legislazione sul lavoro e anche sulle professioni ad uno statuto dei lavori, perché il lavoro non è solo quello dipendente, è anche il lavoro autonomo. E allora immaginare, fuori da testi normativi circoscritti ad affrontare questioni importanti ma limitate, ad uno statuto dei lavori che contempli le professioni, credo che sarebbe un modo per uscire dall'estemporaneità e ragionare in maniera strutturale di come valorizzare il lavoro autonomo, di come renderlo più stabile, di come renderlo proficuo anche per chi non ha studi di genitore alle spalle e quindi deve iniziare senza alcuna garanzia in un tempo complicato la professione. È stato detto di quanto avvenuto per quanto riguarda le professioni sanitarie, su questo noi
avremmo voluto poter votare a favore di quel provvedimento, ma non lo abbiamo fatto, consapevoli delle molte storture, dei molti decreti attuativi, non tutti completati, necessari per poter rendere comprensibile quel provvedimento, però è chiaro che resta moltissimo da fare. Io guardo ai professionisti come ad una risorsa anche per quanto riguarda il tema della burocrazia. Tutti Bene. I governi hanno provato a ridurre la burocrazia, forse un approccio sussidiario, cioè la divisione dei compiti fra ciò che rimane in capo alla pubblica amministrazione e ciò che dietro un compenso potrebbe essere delegato alle libere professioni, credo che anche questo sia un ragionamento che si possa affrontare. Ottimo, bene, grazie. Onorevole La Russa, ti lascio perché siamo colleghi, ti lascio per ultimo perché sei arrivato per ultimo, solo per questo motivo. E abbiamo un altro ospite che non è venuto, che è l'onorevole Lupi. Visto che abbiamo parlato di opposizione, voi eravate nel governo, quindi una domanda quindi più di carattere nazionale: i motivi invece che vi inducono oggi a stare con le forze, appunto Forza Italia, Fratelli d'Italia e la coalizione di centrodestra, e quindi questo è molto importante, era già avvenuto per le elezioni comunali, no? Quindi per l'elezione del sindaco di Milano, e quindi chiedo al dottor Colucci, che è candidato in quale collegio, dottor Colucci? A Palazzolo sull'Oglio. Palazzolo sull'Oglio, qui non so se abbiamo, quindi può parlare liberamente perché sicuramente non avremo suoi futuri elettori. Ecco, però l'onorevole Lupi ha rilasciato oggi un'intervista sul Sole 24 Ore, importante, dove già ad esempio si cita quello che ha detto l'onorevole Gelmini: va bene la flat tax, ma forse possiamo studiarne una che porti a 3 aliquote, la cui media in qualche modo diventi sopportabile per il bilancio dello Stato. Quindi allarghiamo un po' ancora l'orizzonte, e qual è allora la posizione di noi con l'Italia, giusto? O per noi con l'Italia. L'Italia è il denominatore comune, Fratelli d'Italia, Forza Italia e noi con l'Italia. Grazie. Non saremmo in coalizione insieme, altrimenti se non ci fossero alcuni elementi comuni anche nelle terminologie. Intanto io ringrazio il dottor Stella, il dottor Calafiori. L'incontro di questa sera è sicuramente importante, non solo perché si cala all'interno di una campagna elettorale, ma perché consente di fare chiarezza innanzitutto su un tema fondamentale, perché ricordava molto bene il dottor Calafiori di questa collaborazione istituzionale che a livello nazionale Lupi e altri che arrivano dall'esperienza di Alternativa Popolare poi abbiamo creato insieme noi con l'Italia, una collaborazione istituzionale che ha visto certamente un argine rispetto ad alcuni atteggiamenti che non erano assolutamente condivisi. Intanto, in riferimento a Confprofessioni, proprio al ruolo dei corpi intermedi. È impensabile, inimmaginabile non considerare i corpi intermedi come un punto di riferimento per le istituzioni e per chi fa politica. Sono l'elemento più prezioso per individuare le priorità e i bisogni di una categoria che corrispondono esattamente ai bisogni della società. E quindi questa è stata una grandissima differenza che ha consentito, in alcuni passaggi che ha ben ricordato Maria Stella Gelmini e l'amico senatore Mandelli, ha consentito certamente un lavoro in sede istituzionale a livello nazionale per fare chi da un punto di vista della loro posizione e chi da una posizione di governo fare battaglia insieme, perché gli emendamenti che sono stati ricordati poco fa dal senatore Mandelli, ricordo ad esempio l'equo compenso o l'impiego dei fondi europei per i professionisti, è un lavoro che ha visto insieme chi stava al governo e chi stava all'opposizione, ed è forse anche il vero senso dell'utilità in questi anni di avere qualcuno che ha evitato che venissero fatti danni spaventosi e che non consentirebbero oggi di parlare di questi risultati e di avere comunque una serenità che invece bisogna garantire col lavoro futuro. Ed è questa la ragione per cui molti di noi vedevano in modo più congeniale un rapporto che
molte volte si genera anche in paesi europei come la Germania, il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo, che in assenza di governabilità garantiscono una governabilità che così, tra l'altro, fu l'inizio con il governo Letta all'inizio di questi governi istituzionali, e poi ci fu una chiara deriva di collaborazione fin troppo stretta, che ha portato alcuni a scegliere di fare un accordo di tipo politico-programmatico che ha visto molti di noi non essere d'accordo, ed è per questo che ci troviamo nella esatta collocazione in cui siamo oggi. E da un punto di vista programmatico ovviamente abbiamo punti comuni e condivisi sul tema delle professioni. Lo ricordo perché la battuta importante che ha fatto Maria Stella Gelmini sull'azione sussidiaria che possono avere le professioni è un tema sicuramente centrale e importante. È la nostra cultura individuare non solo nell'ente pubblico ma nelle risorse private uno stretto collaboratore che possa aiutare le funzioni pubbliche. Abbiamo sentito poco fa il saluto del Presidente Fontana, che ha ricordato il suo impegno proiettato nel futuro, ma anche quello che è stato fatto in Regione Lombardia in tutti questi anni. La sussidiarietà è nata in questa regione, la collaborazione pubblico-privato ha dato dei risultati straordinari. Si deve fare un passo in avanti sul tema delle professioni. Noi siamo convinti, l'abbiamo riportato nel nostro programma di Noi con l'Italia, ma in realtà è il programma della coalizione, recito fedelmente: valorizzazione della certificazione resa da professionisti al fine di renderla sostitutiva dell'assenso della pubblica amministrazione. Questa è un'attività che, avendo una risposta da parte degli elettori, e questo è il nostro auspicio per garantire una governabilità forte del centrodestra, vogliamo garantire non solo nel programma ma nel fare le cose a livello normativo. C'è chi ha fatto di tutto per smontare le professioni e per fargli perdere valore. Noi crediamo che devono essere talmente centrali e importanti da addirittura partecipare con noi alla definizione delle norme e dei regolamenti, perché la politica deve dare l'indirizzo, deve dare una linea, deve dare la suggestione, ma poi c'è qualcuno che deve aiutarci per concretizzare le idee che la politica formula. E da questo punto di vista non può che esserci il ruolo non solo dei professionisti ma anche da chi li rappresenta, da qua i corpi intermedi, per cercare di fare vera semplificazione in questo enorme e spaventoso numero di leggi che abbiamo nel nostro Paese. Credo che per tanti dei presenti sia complesso, e figuriamoci per i cittadini, riuscire a ricostruire esattamente qual è la logica normativa su un certo settore. C'è un richiamo costante a norme precedenti in ogni legge, e fare questo esercizio ci porta ad arrivare a leggi che arrivano quasi a metà del secolo scorso. Bisogna fare dei testi unici, bisogna avere una chiarezza nei confronti di chi deve utilizzare le norme, e da questo punto di vista io credo che ci deve essere un lavoro costante di stretta collaborazione in ciascun singolo settore. Lo abbiamo visto nell'elencazione delle professioni che Confprofessioni annovera al suo interno. Sono ovviamente affezionato alla mia esperienza regionale e quindi riporto anche quello che ho fatto in questi ultimi 13 anni. Credo che sia un buon esempio quello che è avvenuto ad esempio in Regione Lombardia, dove la semplificazione normativa è stata realmente un'iniziativa politica istituzionale concreta, con una legge annuale fatta con chi le materie le conosce, e quindi non possiamo che rafforzare la fiducia nei confronti del vostro mondo, e soprattutto pensare che quando si ha il conforto della vostra collaborazione si ha anche la certezza di avere cose fatte con competenza, con fiducia, con certezza. Quanti di cittadini che si affidano ai professionisti escono confortati dell'operazione, dell'iniziativa avviata, perché sanno di aver avuto a fianco qualcuno che non li fa sbagliare. E questa è la stessa identica sensazione che dobbiamo avere noi nelle istituzioni. È ben distinto il ruolo della politica e dei tecnici. Io credo che fra i vari tecnici nelle amministrazioni pubbliche dobbiamo avvalerci
dei tecnici che nel privato, a fianco ai tecnici pubblici, possono dare dei risultati anche di novità, di miglioramento. Le conosciamo tutti le amministrazioni pubbliche, abbiamo trovato grandi professionisti tante volte e tante volte persone che sono rimaste molto indietro sulle norme. Qualche volta anche nelle amministrazioni pubbliche non sempre il tecnico sa attuare le norme più recenti. Da questo punto di vista questa stretta collaborazione, che è una forma, consentitemi, di competizione fra virgolette fra pubblico e privato, credo che possa aiutare non solo la politica ma soprattutto i cittadini ad avere anche più fiducia verso la politica e verso le istituzioni, che è un obiettivo che credo accomuni tutti noi indipendentemente dal ruolo che svolgiamo. Quindi lavoreremo certamente insieme. Grazie. All'onorevole La Russa, al collega La Russa, visto che abbiamo parlato di sussidiarietà, non devo ricordare il contributo che le professioni hanno dato e che forse possono ancora di più dare, soprattutto in tema di tempi della giustizia. Sappiamo che oggi per costituire una società basta un giorno, prima ci voleva un mese per aspettare che un tribunale omologasse l'atto costitutivo. E sappiamo che i livelli di garanzia sono diversi da quelli che ad esempio vengono venduti magari da qualche corrente di pensiero anglosassone, perché i registri delle imprese ad esempio in Inghilterra non certificano e non danno garanzia dei dati che sono immessi nel registro. Non ricordo ad alcuni che hanno partecipato a questi incontri, quando eravamo con l'onorevole Di Maio era appena uscito un articolo sul Sole 24 Ore in cui era stata iscritta in un giorno una società a Londra che si chiamava Latitante 24 Limited, perché era intestata a Mattia Messina Denaro, che era latitante, appunto, che è ancora latitante purtroppo da 24 anni. Quindi nessun controllo, nessuna legalità. All'onorevole La Russa chiedo questo. Allora, qual è il contributo che i professionisti possono dare nell'ambito dei tempi della giustizia, le procedure esecutive, le procedure fallimentari, e magari anche le misure alternative di decisione, quindi spingere su sistemi alternativi di decisione, camere arbitrali ad esempio, che possono ridurre i tempi della giustizia e poi più in generale nell'ambito dell'azione del futuro governo di centrodestra, come se si punterà appunto sui professionisti come risorsa per il Paese. La risposta è facilissima, noi siamo favorevoli a una amplissima possibilità di incrementare le funzioni sussidiarie a patto che, ma è stato appena ricordato, siano compatibili non solo con la legalità intesa nella sua accezione più ampia, ma anche con la serietà delle verifiche e dei controlli necessari, che quando sono fatti dai professionisti sono fatti meglio di quando lo fa lo Stato. Questo lo abbiamo appurato. Nel mio piccolo ho contribuito a una cosa che non è che poi faccia un grande piacere agli avvocati, ma era il segnale che volevo dare. C'è stato un emendamento, forse l'unico approvato nella legge elettorale nuova, che consente agli avvocati cassazionisti, non si sente, strano, di solito la mia voce dicono che non è proprio bassa, che consente di autenticare le firme necessarie per i partiti che ne hanno bisogno. Non è che sia una vittoria, ma era un segnale per dire che non è comprensibile questa diffidenza anche nella semplice autenticazione di una firma, autentificazione di una firma nei confronti dei professionisti, cosa che invece era consentita al consigliere comunale o al cancelliere più correttamente. Più che dare una ulteriore risposta alla domanda, che ripeto, non potrei che dire sì, certo, siamo bla bla bla, abbiamo detto tutti, mi riporto integralmente a quello che hanno detto i colleghi sulle cose, poche cose positive che in questa legislatura siamo riusciti a fare, dicendo che Fratelli d'Italia, quando c'è stata da difendere le libere professioni, è stata sempre in prima linea. Siamo anche premiati da questo. Io ho visto questo sondaggio, per la verità è un sondaggio che ci dà molto meno di quello che gli ultimi sondaggi ci danno, ci dà il 4,6, vabbè, un punto meno di quello che ci danno adesso, ma partendo da questo presupposto ho guardato quali sono le percentuali di liberi professionisti, di dirigenti e imprenditori nei vari partiti. Ho visto che siamo l'unico che ha il 25% di voti in più, arriva al 5 e,
e 8 partendo dal 4 e 6, mentre gli altri partiti hanno in questo settore una percentuale sempre tutti un po' inferiore al loro dato medio. Quindi anche da questo punto di vista sono soddisfatto, ma voglio dire qualcosa di, mi sforzo di dire di diverso, è difficile, ma sono arrivato per ultimo, quindi mi tocca uscire un po' dal seminato. Perché siamo a favore dei liberi professionisti? E perché ne siamo in qualche modo, come ho appena detto, premiati? Perché noi siamo da sempre convinti che vi sia a sinistra, è una, come si può dire, una reminiscenza marxista, una profonda diffidenza per una professione libera, per una professione non irregimentata, non sindacalizzata. Loro temono, come il fumo negli occhi, la possibilità che il lavoro sia veramente indipendente, che sia libero, che non debba soggiacere ai loro interessi o interventi o benevolenza, ecco, alla loro benevolenza e alle loro direttive. È tradizione della sinistra privilegiare il lavoro dipendente, ma non perché siano a favore dei lavoratori, altrimenti non si spiegherebbe la loro sudditanza verso la grande impresa, la grande finanza, le grandi banche. È proprio un dato culturale. La libera professione fa paura. Perché? Perché è libera. E allora non c'è dubbio che dalla parte nostra la libera professione diventa la prima da difendere. Prima di tutto nella possibilità di crescita economica, perché questo ci chiede un libero professionista. Poi certo, gli altri campi, immigrazione, sicurezza, bene, quando volete faremo una riunione su quello, non è oggi, quello è materia su cui siamo ferratissimi, ma dal punto di vista economico qual è la proposta aggiuntiva di Fratelli d'Italia? Avete parlato, credo, di flat tax prima che io arrivassi, siamo naturalmente d'accordo, noi siamo per un'aliquota unica intorno al 20%, ma sappiamo, perché siamo realisti, che non sarà immediata la possibilità. È un passaggio non semplice per la nostra, per il nostro sistema anche di tassazione, ci vorrà mesi, un anno, speriamo che basti. E allora noi ci siamo sforzati a offrire soprattutto ai professionisti, ai piccoli imprenditori, ai commercianti anche, però lo devo dire, un vantaggio che può essere immediato e che non costa niente allo Stato. Abbiamo detto che sul reddito incrementale, sin dal primo giorno in cui si insiederà un governo con Fratelli d'Italia dentro, noi proporremo e otterremo, perché non credo che saranno contrarie le altre forze di centrodestra, che la tassazione sul reddito nuovo, quello incrementale, rispetto all'anno precedente, sia del 15%. Questo non ha bisogno di coperture, perché si tratta di nuova ricchezza che può essere immediatamente e senza problemi tassata al 15%. Voi capite cosa significa per un professionista? Significa che non dobbiamo più interrogarci se vale la pena prendere un giovane avvocato in più, se vale la pena investire nella modernizzazione dei nostri studi professionali, perché fino adesso il dubbio è che è inutile lavorare di più, inutile assumere magari o comunque associare un giovane professionista, se poi quasi tutto ciò, perché se assumi qualcuno lo devi pagare. Quindi l'incremento di reddito poi te lo tassano del 40% o di più del 40% a secondo l'aliquota in cui si è, e allora finisce che uno dice: ma chi me lo fa fare? Non a caso oltre l'80% delle dichiarazioni dei redditi di lavori liberi sono immobili da anni. Se voi guardate le dichiarazioni non solo e non tanto dei professionisti ma in genere del lavoro autonomo, non cambiano, ci sono bar che guadagnano la stessa cifra dall'epoca delle guerre puniche, grosso modo, non sono aumentate gli introiti, ma perché? Perché dicono: ma chi me lo fa fare? Allora questa semplice proposta, tassazione del 15%,
sul reddito incrementale, realizzabile nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, è l'uovo di Colombo, a cui non potrà dire di no la mentalità, faccio un neologismo, tassatoria, cioè di innamorati delle tasse della sinistra, per un dato, per carità, legittimo, un dato ideologico. Loro ritengono che attraverso la tassazione, magari sempre più forte, si realizzi una perequazione delle ricchezze tra più abbienti e meno abbienti. Poi il risultato è stato che hanno abbassato la ricchezza a tutti, ma questa è la conseguenza. Il dato culturale per loro è quello. Noi riteniamo esattamente il contrario, che la tassazione più bassa agevoli la crescita per tutti di ricchezza. E siccome la flat tax avrà un tempo non brevissimo di insediamento, abbiamo pensato a questa piccola possibilità. Vedete, finisco il mio intervento, che ho voluto incentrare su un punto solo per non ripetere tutti le stesse cose, dicendo che c'è una, non c'è in queste statistiche, ma c'è un dato, che se i liberi professionisti hanno possibilità di incidere sulla legislazione, sulla formazione delle nuove leggi in maniera migliore di quello che è avvenuto in questa ultima legislatura e in genere nelle ultime legislature, una volta anche a sinistra, gli avvocati, i farmacisti, meno, i notai, i commercialisti erano presenti, certo a destra e al centrodestra più che a sinistra, ma erano presenti. Con l'avvento di 5 Stelle la professione più presente sono i disoccupati, che non hanno mai lavorato neanche un giorno nella loro vita, è un dato statistico, quindi a voi la valutazione. Io credo che il Parlamento deve tornare ad essere un luogo frequentato moltissimo, anche dentro, non solo come consulenti fuori, dai liberi professionisti, perché se ammettiamo più liberi professionisti nella politica, io credo che l'Italia sarà migliore. Grazie. Beh, si vede che l'onorevole La Russa aveva seguito con attenzione l'articolo di Gramellini che invocava un nuovo baglionismo. Gramellini recentemente ha detto che il Festival di Sanremo è la dimostrazione che le cose fatte con professionalità, con competenza, far ballare le ballerine, far cantare i cantanti, far condurre ai conduttori, alla fine ha portato dei risultati. Noi da qui pensiamo che l'idea dei dilettanti allo sbaraglio, e quindi di tutti in un mondo liquido, in un mondo su internet, in un mondo che ad esempio fa cercare le risposte in tema di vaccinazione, invece che rivolgersi ai medici pediatri, che sono nostri associati, piuttosto che ai medici di medicina generale, e chiedere lì le informazioni, in un rapporto personale non burocratico, non solo per andare a chiedere la ricetta, quindi anche noi facciamo un esame di coscienza da questo punto di vista, no? Perché il miglior medico di famiglia è quello che in un attimo ti fa la ricetta senza neanche forse farti vedere, no? Quindi dovremmo anche noi puntare su questo, quindi sulla professione. Io adesso, questo secondo giro di tavolo, prima di dare la parola magari a qualche domanda, volevo portarmi ancora sui giovani e sulle pensioni. Velocemente, velocissimo giro. Allora, pensioni e giovani. Forse le pensioni le abbiamo sempre concentrate su un'aspettativa di reddito. L'innalzamento dell'età di tutti gli italiani forse ci deve far pensare a un pilastro diverso. Non soltanto dobbiamo garantire reddito, ma dovremmo garantire assistenza. Quindi se le persone a questo tavolo sono disponibili a ragionare, qualora fossero al governo, per forme che ad esempio nell'ambito dei liberi professionisti consentano uno sgravio per quello che riguarda forme di assistenza integrativa che in qualche modo poi si rivolgono anche a vantaggio anche dello Stato, perché vorrebbe dire poi non dover sopperire in questo senso in prestazioni che devono andare a finire. Quindi forse avremo bisogno di un po' meno reddito, ma se abbiamo bisogno di una badante, se abbiamo bisogno di una casa di cura, questo per le professioni ad esempio, anche attraverso le casse, potrebbe essere un sistema per anche poi gravare di meno sullo Stato. E poi il tema dei giovani. L'avvocato La Russa l'ha detto,
l'accesso alla professione, noi abbiamo bisogno di più giovani che ci aiutino a pagare le pensioni, perché altrimenti non riusciamo a pagare le pensioni, e quindi anche il prelievo delle casse commisurata a una reale consistenza, altrimenti scatta quello che diventerà poi un diverbio generazionale, no? Cioè, i giovani non vogliono pagare i contributi perché non vogliono pagare le pensioni a quelli più anziani che magari hanno goduto di momenti migliori. Quindi se possiamo in qualche modo rafforzare un patto generazionale consentendo ai giovani di accedere alle professioni ma con criteri e con merito. Ancora, ultimo aspetto, così lo facciamo velocemente, il tema della sussidiarietà. Sussidiarietà non può essere solo scaricare qualcos'altro sui professionisti. Sussidiarietà non esiste se non c'è la parola collegata responsabilità. Cioè ci vuole qualcuno che se agisce per conto dello Stato poi sia responsabile, non irresponsabile, come spesso purtroppo avviene anche in ambiti di giustizia amministrativa e di altro genere, no? Quindi sussidiarietà non un costo in più per il professionista, ma forse un, diciamo, un riconoscimento per quello che comunque vuol dire fare a minor costo rispetto alle pubbliche amministrazioni. Poi devo spezzare una lancia, ma proprio brevissima, sul fatto che qui in Lombardia abbiamo delle pubbliche amministrazioni che in qualche modo funzionano. Ci sono molti professionisti all'interno della pubblica amministrazione, quindi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, ma vorremmo anche che si incentivasse, forse anche con l'aiuto dei professionisti, la formazione di quelli che devono essere i quadri professionali all'interno delle pubbliche amministrazioni. Il rischio è che queste norme non siano neanche conosciute da chi le deve applicare, e quindi qui noi possiamo forse dare una mano anche in questo senso per far crescere la formazione di chi poi deve applicare queste norme. Un veloce giro di tavolo, prima l'onorevole Gelmini, questa volta siamo cavalieri. Ma io sarò rapidissima. Allora, intanto quando si parla di pensioni, di previdenza, credo che sia sempre importante ribadire la necessità di non toccare le casse previdenziali, perché quando si fa la finanziaria ci sono sempre delle note in cui qualche emendamento per, come dire, spostare, rendere più pubbliche, più statali le casse dei professionisti può spuntare. Quindi la prima cosa è vigilare sul fatto che le casse non vengano utilizzate per fare cassa dello Stato, e devo dire che a sinistra ogni tanto queste idee saltano fuori. Esatto, spesso. Durante la finanziaria c'è sempre qualcuno che si inventa la copertura estemporanea. Poi, per quanto riguarda la previdenza integrativa, non fa audience, non crea consenso, ma io ho idea che finite le elezioni se ne parlerà molto. Bene. Perché la previdenza integrativa, quella complementare, ne parlavo anche con un esperto come Brambilla, col quale ho partecipato ad un incontro proprio con le professioni, è la modalità con la quale non si scassano i conti pubblici, però se si va in un percorso di defiscalizzazione con qualche incentivo, con un sostegno, è forse l'unico modo per garantire una pensione a chi oggi è molto giovane. Diversamente si rischia di fare delle promesse che poi non siamo in grado di mantenere, però scoperta una generazione. Per quanto riguarda la sussidiarietà e la responsabilità, sono d'accordo, credo che la sussidiarietà vuol dire che se si trasferiscono delle competenze, degli adempimenti ai professionisti, debba essere previo compenso, perché diversamente il rischio è di una collaborazione che in parte alcuni ordini professionali già fanno, ma senza avere nessun tipo di beneficio. Grazie. Senatore Mandelli. Velocissima anch'io, per dire che sul tema del secondo pilastro della previdenza integrativa bisogna ragionare per forza. Al di là dell'aspetto pensionistico bisogna fare anche un ragionamento sulla sanità, perché la quantità di farmaci nuovi che sta arrivando, la quantità di innovazione tecnologica sulla diagnostica, la capacità dell'uomo di fare progressi straordinari nella medicina andranno a impattare fortemente sul nostro tessuto sociale, considerando che noi abbiamo assistito al nostro Servizio Sanitario Nazionale, che ha rappresentato un vero ammortizzatore sociale in questi anni di crisi. Sì. Quindi l'arrivo dei nuovi farmaci, l'arrivo delle nuove tecnologie, l'aumento, grazie a Dio, della vita media, proprio perché la medicina sta facendo dei progressi, ci apre obbligatoriamente il fronte della previdenza e anche dell'assistenza sanitaria. Quindi io credo che anche in questo tema, per quanto posso
aver avuto io come rapporto con tutti i corpi intermedi in questi 5 anni, tutte le realtà si stanno muovendo in questo settore. Sto pensando a Confcommercio, sto pensando a Confindustria, che anche tante volte mi hanno rappresentato la loro volontà di rendersi disponibili per un percorso di questo genere. Credo che questo sia un po' una risorsa che i professionisti davvero devono mettere in campo, perché guardate che il Servizio Sanitario Nazionale, così com'è, con l'innovazione che sta arrivando, nel 2025 avrà dei gravi problemi di tenuta. Voi pensate che in questo momento noi stiamo aspettando dei farmaci che sul territorio non faranno più cronicizzare, quindi come la pressione, la prendi e vai avanti, ma ti fanno guarire, eradicando la malattia, anche malattie molto gravi. Quindi è un tema su cui bisognerà esercitarsi e, secondo me, ragione Stella, sarà uno dei temi forti per dare una scossa al Paese. Sul tema della sussidiarietà io voglio riprendere due concetti velocissimi e poi veramente mi taccio. La sussidiarietà è importante, ma è evidente che i professionisti si assumono l'onere di fare una cosa fatta per bene, ed è questa la nostra forza, ed è questa la forza di controllo degli ordini professionali. Cioè è ovvio che il professionista sarà retribuito per questa cosa, ma avrà anche la grave e importante responsabilità di essere assolutamente totalmente responsabile di quello che fa, che è un po' anche il tema che il presidente Berlusconi non smette mai di dire: tu fai e poi ti controllo. Ma in questo discorso ci sta il ruolo fondamentale del professionista. Tu fai, io ti controllo, ma perché? Perché c'è qualcuno in mezzo che ti mette le carte in regola. Quindi assolutamente sono due punti, secondo me, importantissimi su cui noi ci eserciteremo. Taccio un secondo sul tema dei giovani. Sapete che abbiamo un'idea di decontribuzione di 6 anni vera per i neoassunti, è un fatto importante, però, e qua mi fa piacere che ci sia Stella, bisogna andare avanti a riprendere quel tema di una formazione più importante per i nostri giovani. Troppo spesso arrivano da noi, io parlo da me in farmacia, ma vedo tanta gente che dice di sì in sala, senza essere adeguatamente preparati. Allora, partendo il tema del merito che aveva introdotto Stella, credo che debba essere ripreso, perché abbiamo delle persone che vengono, si laureano troppo tardi. Guardiamo nel mondo, ingegneria si fa in 4 anni e noi qua abbiamo persone che vanno avanti all'infinito, arrivano impreparati, quindi poi devono avere un rapporto col professionista che deve riformarli. Non va bene, dobbiamo riprendere da capo le idee che avevamo inserito nel governo Berlusconi. Ho finito. Bene, onorevole dottor Colucci. Rapidissimo anch'io. Per quanto concerne il tema pensionistico, condivido in pieno ed è già stato ben espresso da Maria Stella Gelmini il tema del vigilare sulle casse, quindi è sicuramente una questione su cui un po' di argine in questa legislatura c'è stato, penso al lavoro dell'onorevole Garofalo, dell'onorevole Falcone che sono qua presenti in sala, ma sicuramente è un pericolo che va assolutamente scongiurato. E la pensione integrativa e sistemi integrativi non devono essere una vicenda inviolabile, intoccabile, ma credo che non solo per le professioni ma anche per i lavoratori dipendenti. Io sono un lavoratore dipendente in aspettativa per incarico elettivo, ma ogni qualvolta faccio fare la simulazione del mio percorso pensionistico, ogni anno peggiora sotto tutti i punti di vista. Quindi credo che non sia solo una preoccupazione dei professionisti, ma credo che sia un tema da estendere il più possibile con coraggio, sapendo che all'inizio queste iniziative non creano consenso ma danno però maggiore sicurezza al futuro e ai giovani. Credo però che non dobbiamo trascurare il tema delle politiche sociali il più allargato possibile. Abbiamo un allungamento della vita importante, ci sono sempre più bisogni sociosanitari diffusi. Io immagino cosa vuol dire, e purtroppo ce ne sono tanti, avere come professionista un anziano che ha bisogno di cure e di assistenza. Ci sono per i lavoratori dipendenti delle tutele importantissime, tutele che non possono funzionare per i professionisti, ci sono dei costi importanti. Io credo che si deve guardare la famiglia in chiave allargata, non solo quella che vive all'interno delle stesse mura domestiche, e pensare veramente una rivoluzione da questo punto di vista, perché abbiamo bisogno di modernità, di prendere anche tante esperienze che partono dal territorio. Ricordava molto bene il dottor Calafiori quanto è importante l'esperienza lombarda. Bisogna farla esplodere a livello nazionale e capire che un sistema nazionale sul welfare, sul sociale, è sicuramente antico ed arretrato. Sui giovani è già stato detto.
Sì. Dico solo che è necessario che ci sia un impiego importante, perché l'innovazione e la tecnologia viene molto richiesta ai professionisti, e credo che nei vari passaggi di testimone e nelle varie esigenze che vengono avanzate verso i professionisti e il mondo economico produttivo che si avvale ai professionisti, i giovani sono una risorsa importantissima. Ultimo passaggio sulla questione della sussidiarietà: condivido il concetto che se ci si affida al professionista, al privato, può costare meno un servizio, però deve costare, deve essere remunerato. Non si può chiedere il coinvolgimento delle professioni e non riconoscergli nulla davanti a una funzione che devono svolgere, anche in sostituzione del pubblico, con i rischi che questo può comportare rispetto alla propria attività e le garanzie che verso il pubblico i professionisti possono dare. Quindi io dico, lavoriamo sulla sussidiarietà, però nelle maglie giuste di finanziare, che certe volte passano a colpi di fiducia, magari lavorare un po' prima e trovare veramente le voci di capitolo giusto su cui impegnarsi può dare anche una concreta realizzazione di sussidiarietà efficace, ma dove il professionista il si sente soddisfatto. Miglior servizio con una minore spesa per lo Stato. Però pagata. Bene, grazie. Onorevole La Russa. Beh, io dico che la sussidiarietà, ne abbiamo parlato tutti positivamente, però attenzione, quando non è remunerata diventa sudditarietà, cioè ci fa diventare sudditi, e in qualche modo è uno sfruttamento del lavoro del professionista. Siccome però è difficilmente immaginabile che lo Stato diventi pagatore puntuale di eventuali funzioni ulteriori, già i commercialisti ne hanno tante, e sussidiarie richieste a un professionista, la proposta che Fratelli d'Italia fa è quella degli sgravi fiscali. Cioè noi facciamo delle cose per lo Stato ci faccia pagare man mano meno tasse. Se si hanno più figli ci sono gli sgravi, se faccio più lavoro dello Stato, bene, voglio uno sgravio. Ci sembra una proposta sensata. Sulle pensioni si è detto tutto e il contrario di tutto. Io vedo un pericolo in prospettiva anche. C'è un tentativo, torno all'argomento di prima, ed è una richiesta di chiarimento, se ci fosse tempo, che chiederei a Gaetano Stella, che insieme a Calafiori ringrazio veramente per l'invito. E nella relazione che ho ascoltato in parte letto, c'è scritto favorire le aggregazioni tra professionisti. Esatto. Bene, io sono assolutamente favorevole. Attenzione però che per qualcuno, non per noi, le aggregazioni significa favorire società di professionisti in cui possano entrare a far parte anche persone che non hanno i titoli per esercitare la professione. Questa cosa non mi piace proprio per niente, e non può passare neanche con la scusa che magari in quel modo le pensioni diventiamo semidipendenti e torniamo all'origine. Cioè a loro quello che dispiace è che siamo liberi. Non mi farò vendere per qualche promessa in più per diventare dipendente magari di uno studio legale comandato da uno che faceva un altro lavoro, non voglio dire quale, un lavoro per il quale non è avvocato. Bene, allora prima che l'onorevole Gelmini ci lasci, c'è qualche domanda dal pubblico? Vedevo uno dei pochi non professionisti in questa platea, Michele Perini, che è arrivato, che voleva forse chiedere qualcosa. Ti ho visto, ti porgo il microfono. Volevo puntualizzare una cosa: un lavoratore dipendente che prende 1000 euro, ne costa 3210 l'azienda. Lo sappiamo tutti il tema che è quello del cuneo fiscale. Però lo dissi a Monti, ma nonostante sia rettore della Bocconi non l'ha capito, tant'è vero che ho lasciato l'università come ex alunno. Dicevo, ma il combinato disposto di una riduzione di spesa e di aumento di gettito d'IVA, non ti dico che domani mattina ti può permettere di ridurlo, ma un percorso che possa arrivare a una riduzione di questo. Non a caso, finiti gli 8.000 euro di sconto contributivo, i ragazzi sono stati rimandati a casa. Allora, se vogliamo avere giovani che possano riprendere a lavorare, dobbiamo seriamente lavorare sul cuneo fiscale, e ci si può riuscire, perché con l'aumento del gettito d'IVA da una parte e con un'oculata riduzione di spesa, magari
togliendo un po' di sprechi, non dico che domani mattina il 20% in più paga in busta netta gli si può dare, ma qualcosa sicuramente in più. Bene. Bene. Bene, altre domande dal pubblico prima di liberare i nostri ospiti, direi puntualmente da Lombardi. Avete qualche curiosità da togliervi? Vedo il dottor Mancini. Buonasera a tutti. Mancini, sono presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Lombardia. Io avrei da farvi tante domande, ma i tempi sono ristrettissimi. Me ne stanno a cuore due principalmente. Parliamo di assistenza sanitaria. Mi dispiace che sia uscito in fretta per impegni il candidato governatore Fontana. Però, per quanto riguarda il nostro ambito professionale, che è l'odontoiatria, vorrei capire il vostro impegno elettorale, ovvero è programmatico. Va benissimo l'aggregazione, va benissimo l'ottimizzazione dei costi, va benissimo tutto, però noi in Lombardia abbiamo vissuto un'esperienza che oserei dire drammatica, dove delle strutture che sostanzialmente sono di proprietà dello Stato o della Regione sono state utilizzate per erogare prestazioni falsamente a fini preventivi, ma in realtà a fini privati, a fini non di prevenzione, né nei confronti dei bambini né nei confronti degli anziani. E io in questa campagna elettorale non sento parlare, per esempio, degli anziani. Allora, quando voi parliamo di sussidiarietà in ambito sanitario, su una disciplina come l'odontoiatria che ha dei costi di gestione enormi, io vorrei capire se per esempio in Lombardia, ma come nel resto d'Italia, si vuole andare incontro a un modello dove c'è una compartecipazione di pubblico e privato. E scendo nell'esempio più pratico, il paziente entra in una struttura dove c'è scritto fuori Regione Lombardia, convenzionata al sistema sanitario, pensa di avere una prestazione in regime di convenzione e in realtà gli vengono proposte delle prestazioni che sono private, peraltro con dei costi assolutamente di mercato e in più spesso con degli overtreatment clamorosi. Allora vorrei capire qual è l'impegno, perché se dobbiamo parlare di libere professioni, allora dobbiamo parlare della formazione universitaria, dobbiamo parlare della possibilità di essere attori in un contesto europeo e internazionale e la possibilità di avere, come diceva prima l'onorevole La Russa, l'autonomia professionale, che vuol dire autonomia di scelte terapeutiche nell'interesse dei pazienti. Dopodiché ci sono gli argomenti della previdenza dei medici, ma lasciamoli perdere, mi basta già avere una risposta su quello che sono questi aspetti e ritorno al discorso degli anziani, perché è vero che ci sono i farmaci che stanno arrivando, senatore Mandelli, ma è vero che gli anziani, se lei entra in strutture come l'RSA o altre, gli anziani sono assolutamente abbandonati. Cioè non esiste assolutamente un modello di assistenza rivolta all'anziano ultra 75enne. E questo è un problema, perché il sottoscritto ne ha già 58, quindi non manca molto. E qui, no, ma questo è un modello, perché se noi vediamo quello che è l'incremento della fascia di popolazione oltre 65, avremo dei grossi problemi, ma non fra 30 anni quando ci saranno i marziani, lo avremo a molto breve, con una riduzione e l'uscita dei medici perché andranno in pensione e per l'effetto perverso del numero programmato, ma programmato male, non ci saranno medici disponibili a tutti i livelli. Grazie, scusate, è stato troppo lungo, ma sono argomenti un po'... Cioè dovremmo tenere un pomeriggio su questo, ci vuole un pomeriggio. Beh, però era la ribalta della stampa, no? Questo appello fatto dai medici di medicina generale, per cui i pensionamenti, la curva demografica e la riduzione appunto dei posti programmati porterà forse 14 milioni di italiani a non avere più il medico di famiglia. Prego. È ovvio che le tematiche che lei ha messo sul tappeto meritano una giornata di riflessione, anche perché davvero intercettano uno dei grandi problemi che noi abbiamo. È ovvio che l'aumento della vita media ci pone un problema molto serio, ma quello che è collegato all'aumento della vita media.
i farmaci nuovi arrivano per tutti e devono arrivare ovviamente anche per gli anziani. Sto pensando anche ai temi dell'Alzheimer, che sono veramente temi molto importanti e che coinvolgono davvero il futuro di ognuno di noi. Allora, il problema è sugli anziani una politica sicuramente differente, noi l'abbiamo già anche annunciata, perché il presidente Berlusconi si è preso carico di dare un ministero o una delega di sottosegretario per capire esattamente come affrontare uno dei temi centrali del nostro futuro, anche perché, come lei mi insegna, manca sostanzialmente la rete delle famiglie, che da sempre ha dato una risposta, bene o male, l'ha sempre data una risposta, certo con possibilità, aspettative di vita ridotte, ma troppo spesso oramai viviamo casi di famiglie che non riescono a dare questa rete di assistenza, che ripeto, magari è sufficiente, ma c'era. Quindi il tema nostro è che su questo tema specifico degli anziani nulla sarà lasciato al caso, perché ci sarà la necessità di creare una funzione strutturale di una persona che si prenda in carico queste problematiche specifiche. Per quanto riguarda il tema della formazione, assolutamente l'ho toccato prima, siamo assolutamente allineati. Poi c'era un altro aspetto che forse avevo, che non voglio evadere. Era più sulla dottoriatria, come vuole essere impostata l'assistenza dottoriatria? Sì, no, non so se, sì certo, non so se fa riferimento a, quella, a quel tema che spesso il Presidente tocca. Oggettivamente io le posso dire che, parlando, come ripeto è stato il mio compito in questi 5 anni, parlando spesso anche con Federanziani, questo tema è uscito in maniera veramente importante, perché un anziano che non ha un apparato di dentizione importante si alimenta male, mangia peggio, e quindi da qua poi ci trasciniamo delle altre problematiche connesse al suo stato di salute. Quindi anche in questo senso la funzione di questa figura, che devo dire non oggi ma in tempi non sospetti, io ero presente, il Presidente ha annunciato in alcuni convegni, non è una maniera formale di affrontare un tema, ma in un pacchetto che riguarda l'aumento delle pensioni minime, che Berlusconi è l'unico ad avere essere riuscito a affrontare in maniera concreta, poi ovviamente c'è stato il problema dell'euro che ha dimezzato il famoso milione, il tema dell'assistenza degli anziani, il tema anche dei centri anziani, nella quale riuscire a capire e interpretare bene le esigenze di queste persone, il sistema di dargli tutto quello che è l'assistenza importante sotto il profilo non banale, spesso viene deriso, ma invece è un problema veramente importante, anche il tema odontoiatrico. Quindi tutti questi aspetti che sono già stati affrontati dal Presidente in tempi non sospetti, quindi non è che vengo qua a fare il collage, ma tiro il fil rouge della sua operazione di questi anni, saranno affrontati con una figura che si prenderà carico di seguire specificatamente il problema degli anziani, che stanno diventando importanti e senza rete familiare qualcuno se ne deve occupare. Grazie, una domanda, un giovane, allora. Ma prego, scusami. È giusto che l'orario è tardo. Esatto. Una ringrazio per il giovane, non sono più così. Infatti anch'io non sono d'accordo, che non sei giovane. Assolutamente Andrea, lo so. Infatti l'ho detto da subito. Però, signore, io volevo fare... tutti gli interventi sono stati interessanti, i temi toccati sono tanti, l'orario è tardo e mi ricollego all'ultimo argomento, che è quello che ha introdotto l'onorevole Gelmini, quello della previdenza. È un tema importante e sentito dai giovani e dai meno giovani, o anzi forse più da chi si trova in una, diciamo, età intermedia e vede un periodo un pochino complicato. Allora io vorrei dire una cosa, credo sia importante da parte anche proprio della politica stessa di fare un discorso di educazione finanziaria sul punto, perché si tratta di prodotti che non sono sempre comunque di facile comprensione. Spesso i giovani e i meno giovani si accingono a guardare a questa problematica della previdenza complementare, ma per quello che poi mi risulta spesso si allontanano o per paura che ci sia, data la complessità del prodotto, la solita fregatura dietro l'assicurazione generale piuttosto che l'INA o piuttosto che un qualsiasi altro prodotto, e dall'altro lato vi è poi un timore relativo appunto al fatto che non sono più sicuri di quelli che sono i redditi che possono essere prodotti in futuro. Allora su questo io credo che bisogna parlare abbastanza chiaro da parte della politica, agevolare un discorso di cultura finanziaria e eventualmente identificare, e mi ricollego al discorso della semplificazione, dei prodotti che siano semplici, di semplice comprensione, e che diano sicurezza a chi si accinge a valutare come provvedere complementariamente
al discorso. Ultima cosa, poi non dico altro, per quanto riguarda, volevo solo una risposta, diciamo che l'onorevole La Russa è stato pulito e onesto nel parlare di sussidiarietà e di dire forse lo sgravio fiscale è un'idea intelligente. Io credo che sia importante il discorso dello sgravio fiscale per chi faccia sussidiarietà. Gli altri magari possono dire effettivamente, concretamente, se le risorse ci sono o se l'onorevole La Russa appunto dice una cosa che quella è l'unica strada percorribile. Grazie. Buonasera a tutti. Volevo solo, oggi ci sono stati gli stati generali dei commercialisti a Roma, in cui sono stati presentati dei dati della Fondazione Nazionale Commercialisti, che vorrei leggervi la notizia d'agenzia giusto per dare dei dati. Allora, il costo totale di adempimenti fiscali per tutte le imprese e professionisti del paese, pari a circa 6 milioni di soggetti, è cresciuto dal 2015 al 2017 da 58,1 a 60,4 miliardi di euro circa, con una salita in valore assoluto di 2,4 miliardi, corrispondente a una media di 514 euro, passando da 9.577 euro a 10.091 euro per ogni partita IVA. Mi sembrano francamente dati abbastanza preoccupanti da un certo punto di vista. Ne avete già parlato prima delle semplificazioni, però volevo sapere qual è l'indirizzo in questo senso della vostra, ad esempio sul fatto della fattura lezione elettronica e così via. Esatto. Che mi sembra. No, è la, cioè, scusa, prego. Tutto il filmato dell'aggressione dei centri sociali a Livorno alla Meloni, le stavo esprimendo solidarietà, perché sì, ormai è un'abitudine, prima col carabiniere, poi contro le foibe, oggi contro la Meloni, ma non credo che ci saranno grandi solidarietà da parte del governo. Ma comunque scusate. Comunque niente, volevo un commento a questi dati in sostanza, grazie. Chi si propone? Io dico due cose rapidissime. Allora, per quanto riguarda la domanda sulla previdenza complementare, credo che se ne parla poco, non si fa adeguatamente educazione e formazione, anche se nelle scuole in realtà sono iniziati, nelle scuole superiori, dei corsi sull'educazione finanziaria e anche sulla previdenza integrativa. Può sembrare un po' presto, in realtà hanno avuto un esiti molto positivi, c'è stato un grande interesse da parte degli studenti, però perché c'è un'ipocrisia di fondo, cioè si fatica a dichiarare la necessità di ricorrere alla previdenza complementare e quindi ci si arrabatta nel trovare delle soluzioni che poi non ci sono e si perde tempo e opportunità di defiscalizzare, di rendere più conveniente la previdenza complementare. Io penso che questo passaggio sia ormai ineliminabile, non è più una posizione ideologica, è una necessità e quindi si deve andare in questa direzione, ci si deve muovere con l'aiuto degli ordini professionali, con l'aiuto dell'associazionismo, ma anche con una presa di posizione forte da parte del prossimo governo. Perché è l'unico modo per dare delle soluzioni concrete ai giovani che rischiano di non avere una pensione. Poi, per quanto diceva lei con riferimento all'assemblea dei commercialisti, beh, noi vogliamo approdare alla flat tax, che è una posizione molto coraggiosa, forse persino temeraria, ma noi pensiamo che dentro quella proposta ci sia un cambio di mentalità e una, come dire, un mutamento culturale che dobbiamo percorrere ed è più importante dello stabilire se la flat tax dovrà essere al 20 o al 23, che è proprio un processo di semplificazione che deve andare di pari passo con la meritocrazia. Perché dico questo? Perché la semplificazione possiamo in parte appaltarla magari ai pensionisti con i rischi che anche prima Ignazio diceva, che sia più una fregatura che un'opportunità, ma dobbiamo avere la collaborazione di coloro che operano all'interno della pubblica amministrazione, e mi spiace dirlo, ma con la Madia il merito non ha fatto passi avanti e quindi la politica, che paga sempre e comunque, si trova spesso a che fare a valle della Bassanini e di tutte le leggi che ci sono state con burocrati di diversa tipologia. C'è chi veramente svolge il proprio lavoro con serietà, con impegno e dà un contributo e chi rema contro. Chi per esempio blocca i decreti attuativi delle riforme, con il risultato che una riforma viene bocciata prima di essere stata attuata, perché senza i decreti attuativi non produce effetto e quindi nell'opinione pubblica passa il concetto che quella riforma sia sbagliata. Quindi giusto crocifiggere la politica,
Però prendiamocela anche un po' con chi sta dentro i ministeri, anche quando i ministri si avvicendano, e dentro quei ministeri non sempre rema per l'innovazione, è piuttosto, come dire, un elemento di freno ad ogni cambiamento. Quindi la semplificazione, secondo me, fino ad oggi non è riuscita, perché non è collegata né ai licenziamenti né agli incentivi. Uno può favorire, come dire, un percorso di semplificazione o fare esattamente il contrario, lo stipendio è sempre lo stesso. Questo è un elemento faticoso da affrontare, soprattutto con certo sindacato, ma secondo me la semplificazione passa dal merito, perché altrimenti non c'è mai stato un governo contro le semplificazioni. Tutti hanno provato a farle, nessuno ci è riuscito. Quindi cominciamo a domandarci perché. Bene, grazie. Onorevole, il dottor Colucci voleva fare una battuta sulla riforma sanitaria al dottor Mancini e poi direi che ci possiamo salutare. Mi sembra il dottor Mancini una battuta. Potrebbe bastare, va bene, va bene. Una battuta. Forse una battuta su questa legislatura in cui si è deciso di fare una riforma sanitaria. Percepivo un po' nella domanda alcuni aspetti particolari che riguardano quella riforma. Io credo che quella riforma è stata scritta bene. Sull'applicarla bisogna essere molto vigili e attenti in questa legislatura, e credo che Confprofessioni può veramente organizzare un incontro col Presidente Fontana sul tema sanitario. Bene. Perché si è voluto intervenire sui cronici per accompagnarli, creando i gestori, però poi ci sono i professionisti come i medici di base che si sono sentiti non totalmente inclusi, certo. C'è il problema degli incentivi per i medici di base e c'è un problema di risorse economiche da parte dell'istituzione regionale che certe volte non può, pur avendo grande autonomia sulla sanità, utilizzarla come vuole, perché non è stata impugnata dal governo la possibilità di tagliare i ticket e quindi non tutti gli investimenti economici in sanità possono essere, sono legittimi da parte dell'istituzione regionale. Da questo punto di vista il tema dell'autonomia per noi è centrale anche per applicare in modo adeguato la riforma che dovrebbe affrontare da un punto di vista sostanziale le perplessità che il dottor Mancini aveva manifestato. Bene. Allora, grazie.